ringrazio con un calorosissimo applauso il nostro carissimo amico Enrico Montesano. La presenza di Enrico ci contribuisce per il semplice fatto che quando iniziò tutta la narrazione imperversante nel 2020, noi nella storica manifestazione di Piazza del Popolo fumo esattamente i secondi a fare la manifestazione dopo Piazza Bocca della Verità sul palco di Piazza del Popolo, ci regalò una gioia immensa proprio Enrico Montesano con la sua partecipazione. Grazie Enrico. Grazie a te. Allora. Obbligatorie, il titolo della sessione curata dal professor Massimo Fiorarelli, medico chirurgo con specializzazione in cardiologia, autore di diversi libri, tra cui Medici Eretici, docente all'Università Guglielmo Marconi, in cui dirige il master di secondo livello di medicina integrata. Prego. Grazie a tutti, grazie Maurizio per la tua dedizione a questi temi sempre socialmente impegnativi. Ora ripercorriamo un pochino l'essenza dell'essere umano, l'essenza di come l'abbiamo vista in questi ultimi anni. La nostra biologia oggi ha avuto delle acquisizioni, non abbiamo più la visione ottocentesca in cui delle comunicazioni tra le cellule, tra gli organismi, tra i vari sistemi che compongono l'essere umano c'è solo la chimica o la fisica tradizionale. Oggi noi siamo immersi con la nostra biologia in un sistema elettromagnetico. E il più potente induttore elettromagnetico che abbiamo nel nostro corpo è il nostro cuore. Il nostro cuore, abbiamo scoperto negli ultimi anni, è un vero e proprio cervello. È costituito da 60, 70, 80 mila neuroni. È il primo cervello che inizia a funzionare nello sviluppo embriologico dell'essere umano e produce un campo magnetico di 50 mila femtotesla che è di migliaia di volte superiore all'organo che per eccellenza abbiamo sempre considerato induttore di elettromagnetismo, che è il cervello. Quindi il cuore riesce a modulare attraverso il suo campo elettrico tutte le funzioni del nostro organismo, e voi potete comprendere da questa diapositiva quando il nostro cuore si eccita, quando c'è questo complesso che noi chiamiamo di eccitazione ventricolare QRS. Vedete come il nostro cervello viene desincronizzato da quell'attività elettrica che origina il cuore. E quando una mamma tiene in braccio il proprio bambino, il cervello della mamma è influenzato dall'attività elettrica del cuore del bambino che tiene in braccio. Questo ci fa apparire l'essere umano in una contestualizzazione diversa, in una visione sistemica, quella che abbiamo abbandonato col tecnicismo della medicina del Novecento. E siamo contestualizzati in un mondo, viviamo su questo mondo, che ha una caratteristica di, come dire, di comunicatività elettromagnetica. Noi a 50-60 km dalla superficie terrestre abbiamo questa che si chiama ionosfera, e la ionosfera è un sistema che permette la trasmissione di segnali elettromagnetici. E questo è naturalmente, come dire, utilizzato per scopi militari, per comunicazioni, ma sappiamo che il nostro mondo, la nostra Terra, ha una frequenza portante, che è quella identificata da Schumann negli anni 50 e viene definita la frequenza di Schumann, una frequenza che ha un determinato ambito di comunicazione in termini di Hertz, che è 7.83 Hertz. Questo è il substrato, il meccanismo con cui, come dire, gli organismi viventi sulla Terra comunicano tra di loro. Tant'è che se noi vediamo questa frequenza di Schumann, la osserviamo essere identica ad alcune onde elettroencefalografiche del nostro cervello. Le onde beta sono le onde della meditazione, sono le onde dell'espressione artistica, sono le onde della creatività. Ecco che la frequenza di Schumann, guarda caso,
alla stessa frequenza delle onde elettromagnetiche teta del nostro cervello. Ora, quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni è sotto gli occhi di tutti: l'aumento esponenziale del campo elettromagnetico di fondo negli ultimi 100 anni. E sappiamo, come anche ha detto Maurizio stamattina, noi siamo, come dire, vissuti, cresciuti da 14 miliardi di anni, da quando si è formato il sistema terrestre, viviamo in un campo elettromagnetico costante, quello che ci fa orientare con la nostra bussola quando dobbiamo viaggiare per i mari. Ma questo è un campo magnetico in cui l'organismo umano si è sviluppato. È un campo magnetico a cui corrispondono alcuni meccanismi, diciamo, biologici di comunicazione tra le cellule e tra gli esseri umani, ma purtroppo quello che abbiamo visto in questi ultimi anni è un eccessivo aumento di inquinamento elettromagnetico, che non è aumentato di 1000 volte, non è aumentato di 100.000 volte, non è aumentato di 1 milione di volte, ma è aumentato a 10 alla 18esima miliardi e miliardi e miliardi di volte. Allora, come può la nostra biologia, come dire, vivere con queste modificazioni repentine? Considerate che l'uomo, così come è strutturato, ha circa 3 milioni di anni. Come può, in termini così brevi, considerate che se noi consideriamo la nascita del sistema terrestre e la paragoniamo a 24 ore, l'uomo compare su questa terra negli ultimi 20 secondi. E allora oggi abbiamo questa sfida di onde che vanno sempre più, diciamo, riducendosi come frequenza. Arriviamo nel territorio delle microonde di gigahertz, quindi di miliardi di hertz, di cicli al secondo di comunicazione. Come rispondono i nostri organi a tutto questo? Beh, è abbastanza ormai patrimonio scientifico, culturale, da sempre, che gli effetti acuti si manifestano ad intensità che consideravamo adesso elevate, ma raffrontati a quelli che sono gli standard, diciamo, moderni, sono, come dire, neanche così alti. Abbiamo un'influenza sul nostro sistema nervoso, sul nostro sistema visivo, sul nostro sistema cardiaco. Le persone cominciano oramai da troppo tempo a soffrire di disturbi che per molti e lunghi anni non abbiamo, come dire, giustificato con le nostre conoscenze: la cefalea, l'insonnia, l'affaticamento. E sono tutti sintomi che affliggono oggi sempre di più la nostra popolazione. Ecco, questo è un'immagine che noi non vedremo più. Grazie a Dio abbiamo capito già tanti anni fa che questi elettrodotti a fianco alle abitazioni creavano delle malattie mortali, soprattutto nei bambini: leucemia e cancro del cervello. E che cosa sono gli effetti dei campi magnetici a livello biologico? Cambiano le funzioni delle cellule, cambia la fisiologia dei tessuti, diminuisce la produzione di melatonina, che voi sapete ormai è patrimonio culturale che la melatonina è il più potente ossidante del nostro organismo, ha un effetto immunomodulante, ha un effetto oncostatico, viene utilizzato nei trattamenti oncologici, perché da quando Di Bella, con la sua grande intuizione, mise la melatonina tra i farmaci della sua cura, dopo essere stato contestato, vituperato e dileggiato per anni, adesso anche i più grandi centri, diciamo, oncologici usano la melatonina per il suo effetto immunostimolante e per il suo effetto oncostatico. Sappiamo gli effetti della melatonina e quindi sappiamo che l'esposizione a campi elettromagnetici ne inibisce la funzione. I nostri ritmi circadiani si alterano perché la melatonina viene prodotta durante l'abbassamento della luce al buio, ha degli effetti antiossidanti, ha degli effetti antinfiammatori, ha degli effetti anticancro.
E questo lo sappiamo già dalla letteratura da tempo, che l'effetto oncostatico della melatonina è antagonizzato da campi magnetici anche a bassa intensità. Questo è uno studio che riproponiamo sempre nei nostri seminari, quando alcuni anni fa alcuni ricercatori israeliani scoprirono le antenne che stanno nel nostro organismo. Quali sono queste antenne? Sono queste ghiandole sudorifere che abbondano nelle nostre mani, nei nostri arti, e sono dei veri e propri recettori di radiazioni elettromagnetiche. Ma sappiamo ancora una cosa in più, ed è questo, diciamo, anche il punto cruciale di questa pandemia: l'esposizione a campi elettromagnetici induce un'immunodepressione. Questa è la calcineurina. Questa è una fosfatasi, è una proteina che è fondamentale per la funzione dei nostri linfociti T. È il linfocita T, il clone di cellule che ci protegge dalle infezioni, che ci protegge dalle malattie infettive, che ci dà un'immunocompetenza. Bloccare la calcineurina, come noi facciamo, né bloccare un rigetto a un trapianto con dei farmaci molto potenti come la ciclosporina, significa indurre un'immunodepressione. E questa immunodepressione le onde elettromagnetiche la producono perché aumentano il calcio intracellulare. Il calcio intracellulare aumenta l'espressività, la produzione di ossido nitrico, che è un gas molto potente per il sistema immunitario. Si producono delle specie reattive all'ossigeno, definite ROS, si sviluppa il perossinitrito, e questo è il meccanismo metabolico con cui le specie reattive all'ossigeno, sotto l'influenza dei campi elettromagnetici, bloccano il nostro sistema immunitario. Ora sappiamo oramai con certezza che l'esposizione a radiazioni elettromagnetiche inibisce il nostro sistema immunitario. E allora ci domandiamo perché le procedure durante la pandemia erano quelle di rinchiuderci in casa, di averci terrorizzato, di inibirci anche l'attività fisica, di inibirci l'esposizione al sole, e mentre gli impianti di 5G continuavano imperterriti durante il lockdown e gli alberi venivano tagliati perché inibivano la trasmissibilità di queste frequenze. Questo è l'effetto documentato scientificamente su un cervello di topo di campi elettromagnetici. Che cosa succede? Succede che si formano dei fori, dei buchi, la barriera ematoencefalica, quella barriera che non permette al sangue di arrivare in un certo senso a tutte le cellule del cervello, viene alterata e si provocano delle infiammazioni a livello cerebrale. Queste sono delle immagini di risonanza magnetica funzionale. Quando il colore è più acceso significa che quei neuroni consumano più ossigeno e più glucosio, e voi vedete che stare al telefono con il cellulare attaccato alla nostra orecchia aumenta di gran lunga il metabolismo di queste cellule cerebrali nelle regioni frontali. Ma il pericolo più grande in questo momento sono i bambini. I bambini sono i soggetti più, più delicati, perché è un'antica cranica molto sottile, 0,5 mm fino a poi ad arrivare a 2 mm, e sui bambini le onde elettromagnetiche da cellulare sono altamente deleterie. Non si sente l'audio di Barry Tower, che comunque è un militare. They're not fit to walk on the surface of this planet because they haven't looked at the research, and whatever incentive they have, it is not worth the genetic problems that parents are going to face with their children when they're born. Bene, Barry Tower si è occupato di armamenti su base elettromagnetica e dice che mettere un ripetitore wifi in un asilo è uno dei crimini più grandi
di cui l'umanità si possa macchiare. E in effetti queste sono le statistiche, questi sono i numeri: l'incidenza di glioblastomi, di tumori maligni del tessuto nervoso centrale nei giovani è in progressivo aumento ormai da anni negli Stati Uniti, in Inghilterra. Erano tumori che quando io mi laureai 35 anni fa vedevamo una volta l'anno. Adesso stiamo vedendo queste patologie più volte in un mese. E allora qual è la conclusione degli effetti non termici, quelli che non vengono analizzati da tutti questi studi internazionali, come dire, progettati per non rilevare nulla? È che la fertilità sia dell'uomo che della donna ha un crash, cioè praticamente viene abbattuta. È quello che stiamo vivendo nell'epoca moderna. Aumentano gli effetti neuropsichiatrici, questo l'avevamo visto già negli esperimenti sul bestiame, lo hanno visto i militari quando debbono, come dire, sfollare un assembramento che non gli è, come dire, gradito. Aumentano i danni del DNA sotto l'induzione elettromagnetica, aumenta l'apoptosi, cioè quel fenomeno in cui le cellule usurate muoiono. Aumentano gli effetti tossici a livello cardiaco per quanto riguarda il controllo del ritmo e aumenta purtroppo l'incidenza di cancro. Ora ci sono degli studi più significativi che sono apparsi in questi ultimi anni, e i due studi più significativi sono quelli del National Toxicology Program statunitense e questo del nostro istituto Ramazzini. Che cosa hanno fatto? Sono stati sottoposti dei ratti a un'irradiazione elettromagnetica comune da telefonini e con dei protocolli leggermente diversi si sono raggiunte comunque le stesse identiche considerazioni finali. Aumento dose dipendente dei gliomi maligni nei ratti, quindi tumori cerebrali, con una significatività statistica molto molto alta per National Toxicology Program ed una significatività inferiore per l'Istituto Ramazzini. Aumentano dei tumori rarissimi, i tumori del cuore, i tumori nervosi delle cellule cardiache. E questo è un dato che fa riflettere molto, perché un aumento significativo di tumori rari significa che la responsabilità di quell'evento è molto molto alta. E qui abbiamo gli studi di Martin Paul, che fece una disamina di tutti gli studi sottoposti a peer review nella letteratura. E che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che su 100 studi attualmente disponibili, 93 confermano con certezza che i campi elettromagnetici rappresentano un rischio, diciamo, non più sottovalutabile per la nostra salute e per la salute dell'intera società. A volte mi diverto ad andare a vedere quello che scrivono le società scientifiche, quelle che dovrebbero avere, come dire, il deposito culturale delle evidenze scientifiche. E prendiamo per esempio il sito dell'AIR, che è l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, dove ogni anno i cittadini italiani versano volontariamente dei contributi. Nonostante tutte queste evidenze scientifiche, ma guardate, questo non è comune solo all'AIR, è comune a tante società scientifiche che hanno perso oramai il loro prestigio e la loro autorevolezza. Nonostante tutto, alla domanda "è vero che i campi elettromagnetici aumentano la probabilità di insorgenza di cancro?", la risposta è no. Nonostante che lo IARC abbia messo i campi elettromagnetici in una vecchia revisione che andrebbe riaggiornata in classe 2B. Ma quello che ci si prospetta oggi con il 5G, con il 6G, è un aumento esponenziale delle antenne nel nostro territorio: 2000 utenti con il 5G per chilometro quadrato, 1 milione di device con le nuove tecnologie. Ma sicuramente, e queste sono diapositive che io ho rubato al nostro master, alla lezione di Maurizio, e spero che mi perdonerai. E che cosa cambia con le nuove tecnologie wireless nella Gigabyte Society?
Beh, come dire, siamo tranquilli perché tutte le nostre autorità in campo sanitario hanno dato la loro risposta, quindi come cittadini possiamo essere tranquilli. L'INAIL dichiara di non avere alcuna documentazione sulla sicurezza del 5G, nonostante che abbiamo venduto i ripetitori, le antenne per svariati miliardi. Il Ministero della Salute si dichiara non essere interpellato sulla sicurezza del 5G e così il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde di non aver competenza e l'Istituto Superiore di Sanità dichiara di non aver prodotto alcun parere. Ecco, noi abbiamo inondato il nostro paese di una tecnologia sicuramente, non più potenzialmente, sicuramente deleteria, senza aver prodotto uno straccio di studio a supporto della sicurezza biologica. Questo non è solo un problema, è anche un problema negli Stati Uniti. Ci sono state delle interrogazioni al Senato degli Stati Uniti dove è stato chiesto ai maggiori rappresentanti di telecomunicazioni quanto avessero speso in studi per la sicurezza biologica. La risposta è stata zero. Quello a cui andiamo incontro oramai è un transumanesimo spinto, questo è il tema anche della giornata di oggi. Metteremo dei microchip, dei nanochip, avremo degli impianti cerebrali, andremo verso una modifica dello stesso, come dire, concetto di uomo e di natura. E il transumanesimo ci porterà degli impianti cibernetici, dei dispositivi, come dire, antropomorfi, e nel linguaggio ormai orwelliano ci vengono propagandati per sogni e per speranze delle autentiche oscenità. È questo, come dire, l'evoluzione di quello che Huxley definiva il totalitarismo dolce. Sotto una scienza identificata come una nuova religione, l'educazione funzionerà di conseguenza e la maggior parte degli uomini cresceranno nell'amore di una schiavitù propagandata per un'opportunità, per un sogno, per una realizzazione, e nessuno più sognerà il cambiamento della società. Oggi noi abbiamo un grave rischio che è questa promessa di una intelligenza infinita. E Elon Musk, che pur, come dire, è un tecnocrate, è un imprenditore che ha sviluppato, insomma, il suo futuro e la sua fortuna sulla tecnologia, ci dice che questo è una delle più grandi minacce alla nostra esistenza, addirittura molto più grande di uno scontro nucleare tra potenze. Quindi dice Elon Musk che è necessario puntare al potenziamento umano per prevenire e restringere i rischi dell'intelligenza artificiale. Se comunque lascia spazio ad una frase un pochino sibillina, e che se non puoi sconfiggere l'intelligenza artificiale devi fonderti con essa. Ma anche Jack Ma, il padrone di Alibaba, l'equivalente di Amazon cinese, mette l'attenzione sul fatto che questo provocherà sicuramente delle rivoluzioni sociali. Avremo una massa di persone che non avrà più lavoro grazie all'intelligenza artificiale. Questo i governi debbono prenderlo in considerazione. Invece che sviluppare degli automi, dei robot, dovremmo essere certi che facciano cose che l'uomo non è in grado di fare, non di sostituirsi a quello che è una funzione ormai antropologica dell'essere umano. Ma quello che ci preoccupa di più è che stiamo riducendo in questo contesto l'anima
alla mente, la mente alla razionalità, la razionalità all'intelligenza, cancellando la natura profonda e l'essenza dell'uomo. Il credo transumanista è un credo ateo, è materialista, e per poterci garantire l'immortalità non può che ridurre l'essenza dell'uomo alla sua mente, alla sua mente e al tentativo di sopravvivere oltre la caducità del nostro corpo. Ma quello, per finire, a cui vorrei prestaste attenzione è come sta cambiando la bioetica. La bioetica è definita la scienza della sopravvivenza. La velocità con cui noi stiamo, come dire, acquisendo delle osservazioni scientifiche e permetterà di non tollerare più quello che abbiamo sempre tollerato e di, come dire, cambiare la valutazione dell'etica dell'essere umano. Legittimeremo qualsiasi cosa faccia, come dire, sia funzionale allo sviluppo della scienza. E questo è quello che dice Alexandre Laurent, un collega francese esperto di bioetica. Questo è stato definito da Dine uno degli uomini più influenti del mondo. È Peter Singer, un bioeticista. Il suo pensiero è sostituire l'etica della sacralità della vita a cui noi siamo sempre stati abituati per nostra formazione culturale, per la nostra storia, per la nostra cultura, con l'etica della qualità della vita. Per Singer non tutte le forme di vita hanno lo stesso valore. Né un neonato né un pesce sono persone. Uccidere questi esseri non è moralmente così negativo come possiamo pensare dalle nostre griglie culturali. Quindi andiamo verso l'eutanasia, verso la fecondazione assistita, l'utero in affitto, la clonazione, gli OGM, la maternità a tutte le età. Non ci sarà più nessun limite che si frappone tra l'uomo e la scienza. L'infanticidio è solo un pensiero retorico, giudaico-cristiano. La tutela del più debole non ha più nessun significato di esistere nella società tecnicista e transumana. E nei prossimi 30 anni noi saremo tagliati fuori, noi che siamo legati a dei valori tradizionali, noi che siamo legati a una visione dell'uomo spirituale, noi che siamo legati alla cultura che ci deriva dalla nostra tradizione storica. Non saremo noi a decidere chi avrà diritto alla vita e a che tipo di vita andremo incontro. Perché la scienza, come la tecnologia, è un mezzo che può migliorare la società e garantire il benessere collettivo, oppure può trainarci, secondo anche quanto diceva Sofocle, verso la catastrofe. Dall'eugenetica oggi la scienza è divenuta un credo materialista e usa il braccio secolare per imporsi e perseguire quelli che sono gli obiettivi, cioè estraniarsi dall'umanità, dal concetto di uomo a cui noi siamo legati, per esercitare un'indipendenza fuori dai limiti in ogni aspetto della vita. E affinché la tecnologia sia pensata in funzione per il bene dell'uomo, per non rischiare di finire schiavi delle macchine che abbiamo progettato, dobbiamo, come dire, porci la domanda e modulare questa evoluzione verso l'assurdo e l'infinito. Uno di fondo un passo il mondo, lo ha, lo mancherà la posa, la resistenza, e si chiude di sotto. Le temps de la vie, celui qui compte, ce n'est pas seulement celui que vous croyez utile, parce qu'il produit. Le temps n'est pas seulement le temps de contrainte qui est socialement utile, celui du travail. C'est aussi le temps libre. Et le temps libre, c'est le temps de la vie, non pas inactive, mais de la vie dont on dispose soi-même, où l'on
vous n'avez rien fait, le temps libre est celui où nous avons la possibilité d'être totalement humain. Voilà de quoi nous parlons. Et eux disent qu'il faut travailler davantage. Pourquoi faudrait-il travailler davantage? La clé de l'avenir et du futur, ce n'est pas de produire davantage. La question posée n'est pas celle de produire davantage, c'est de produire mieux. Et pour le faire, il faut travailler moins. La clé du futur écologique, c'est qu'il faut travailler mieux, donc travailler moins. Et en travaillant moins, la peine pourrait être répartie plus également entre tous. Nous sommes en train de défendre le droit de vivre pleinement, humainement, dans un temps libre, dans un temps auto-choisi. Et que veulent-ils faire? Ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire essayer de transformer toute chose vivante ou inanimée, la transformer en marchandise. Voilà ce que vous voulez faire, monsieur Macron. Soyez maudits pour transformer toute notre existence en marchandise, comme vous l'avez fait avec la santé, comme vous êtes en train de faire dans l'éducation. Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. Laissez ce grand souffle que l'on voit ici dans ces rues, de ces gens magnifiques qui viennent de tous les horizons et pour toutes les raisons, vous dire le seul slogan qui vaille: vive la vie, à pas la mort. Merci. Grazie al professor Massimo Fioranelli. Prima di fare un passo in avanti nel trattare le tematiche inerenti il transumanesimo, il metaverso, l'intelligenza artificiale, la robotica e quanto di altro propina la transizione digitale, io però chiedo al professor Fioranelli di fare un piccolo passo indietro, partendo esattamente dal titolo della sua relazione in questa sessione pomeridiana, trattamenti sanitari obbligatori. Molti avranno pensato, leggendo ovviamente il programma, che questo titolo si riferisse ai vaccini, ai cosiddetti vaccini. In realtà, da come abbiamo potuto ascoltare dalla relazione del professor Fioranelli, per trattamenti sanitari obbligatori, dove nessuno di noi può sfuggire, dobbiamo fare riferimento all'irradiazione delle radiazioni non ionizzanti radiofrequenze, campi elettromagnetici. Per il semplice fatto che, facendo un piccolo sillogismo tra il fumatore e il non fumatore, al netto del fumo passivo posso scegliere liberamente se fumare o meno ed essere esente da quell'intossicazione che produce il tabacco, di cui ne abbiamo piena contezza ormai da diverso tempo. Tutto questo ragionamento non vale per l'irradiazione elettromagnetica. Questo non avviene per il semplice fatto che anche lì dove noi volessimo decidere di sfuggire dall'elettrosmog non potremmo trovare scampo, per il semplice fatto che sono praticamente merce rara su tutto il territorio nazionale le zone prive di inquinamento elettromagnetico. Ecco perché, e qui la domanda la rivolgo al professor Fioranelli, abbiamo inteso sottolineare l'elettrosmog, l'irradiazione, come trattamento sanitario obbligatorio. Condivide, professore, questo tipo di impostazione? Certo Maurizio, ormai non c'è un metro quadrato sulla superficie terrestre che non verrà irradiato. Questo per favorire, come dire, la comunicazione, un controllo e un tracciamento di tutte le manifestazioni biologiche che avvengono sulla faccia della Terra, e questo è funzionale a un progetto più ampio. Nessuno potrà sottoporsi a questo che sarà una vera autodistruzione del genere umano. Perché essere esposti in qualsiasi parte senza aver più nessun luogo dove andarsi, come dire, a riposare, significherà che la nostra biologia cambierà, e se cambierà, cambierà in peggio, come abbiamo visto da quella che è l'analisi della letteratura, da quelli che sono gli studi scientifici, da quelli che sono i risultati sugli animali di laboratorio e dall'epidemiologia delle malattie che negli ultimi decenni stanno esplodendo. Parlo di malattie degenerative, di malattie su base infiammatoria, tumori come non se ne erano mai visti. All'inizio del Novecento una persona su 15, su 30 avrebbe avuto un tumore, adesso siamo a una su 2, e se proseguirà così questa, come dire, sviluppo tecnologico senza nessuna modulazione, senza nessuna criticità,
avremo una catastrofe sociale che riguarderà tutti, anche coloro che sono fautori di questa ipertecnologia. Io non capisco perché vivremo tutti sotto lo stesso cielo, tutti nella stessa ionosfera, e saremo tutti sottoposti a questo irradiamento. Non so quanto l'ignoranza di alcune tematiche biologiche sconfini con un potere assurdo di un delirio di poter controllare e di avere, come dire, delle classi di popolazioni come oramai le classi che vedevamo di antica memoria, dove ci saranno i ricchi sempre più ricchi, saranno una minoranza e ci sarà una come dire, moltitudine di persone che vivranno nell'illusione di una qualità di vita senza più nessuna libertà e senza nessuna possibilità di, come dire, di compiere delle scelte nella propria vita. Questo è un vero e proprio trattamento sanitario a cui ci hanno obbligato. Grazie veramente.